Bene, bentrovati a tutti i web spettatori di TV Radicale. Oggi è domenica 13 novembre 2011 e cominciano le trasmissioni in diretta di tvradicale.it. Siamo in diretta con il direttore di TV Radicale, al quale passo immediatamente la parola. A te Gianni. Grazie. Grazie Roberto. E cominciamo appunto come ogni giornata, come ogni diretta, le trasmissioni con questo piccolo editoriale. E oggi ovviamente non parleremo di cronaca, ma parleremo appunto di una vicenda che riguarda proprio TV Radicale, che è importante anche questo, dedicare questo spazio a questa vicenda a fini ovviamente comunicativi per quanto riguarda tutti quanti i nostri web video ascoltatori che ci seguiranno in questa diretta e tutti coloro che poi potranno seguirci in registrata. Dunque, la TV Radicale, l'associazione TV Radicale è entrata in una fase di dibattito interno, a seguito di alcuni attriti che sono sorti tra le cariche elettive e che hanno portato alle dimissioni del segretario, che sono state comunicate, credo, appunto con un comunicato sul sito. Sono sorte alcune incomprensioni e alcune diversità sulle vedute della mission della Web TV e l'esecuzione della linea editoriale, che hanno coinvolto anche appunto, le cariche dell'associazione, del segretario appunto che si è dimesso. Sono state molte le comunicazioni interne, adesso non so quali siano pubbliche o meno, che hanno diciamo arricchito un pochino il dibattito interno su questa vicenda. Io ho cercato. Gianni, scusa se ti interrompo, hai un problema al microfono. Dà delle scariche. Ecco. Non ho. Adesso va Dimmi, bene. Adesso va allontana il bene. cellulare. No, non lo so, erano come un falso contatto del jack, sembrava. Comunque adesso sembra che stia andando bene. Bene, Sì. allora riprendo. Dicevo, sono state molte le comunicazioni interne che non mi hanno visto molto partecipe in quanto ho cercato di mantenermi come direttore al di fuori appunto di questo tipo di dibattito, diciamo che un po' da militanti e da iscritti è importante che vi sia stato. In questi momenti di profonda incomprensione, ogni consesso umano, diciamo che si tenga insieme con una democrazia rappresentativa più o meno, mettere decisioni importanti al fine di superare appunto i conflitti in mano a cose chiamate congressi o assemblee e cose simili. Anche TV Radicale seguirà questo iter, è importante appunto che venga in qualche modo venga mantenuta questa trasparenza e questa democrazia interna. TV Radicale ha realizzato pochi mesi fa un congresso costituente, molti di voi hanno partecipato, è stato un congresso a mio parere che ha registrato una partecipazione soddisfacente, nonostante appunto sia stato un congresso costituente senza diciamo un precedente, almeno dal punto di vista formale, c'è stata una partecipazione importante. Nei congressi appunto si decidono delle cose importanti e questi eventi che realizzano appunto un dibattito interno e poi si chiudono con delle votazioni libere in cui si prendono delle decisioni importanti sono tanto più democratici in quanto più sono partecipati. Questo appunto è l'iter che seguirà TV Radicale. E quindi in qualche modo mi appello a tutti coloro che ci seguono affinché siano partecipi di questo congresso. Questo è ciò che si farà e che appunto vi rendo noto appunto in questo spazio dedicato, perché mi sembra importante e doveroso per tutti coloro che ci hanno dato forza con la loro assiduità nel seguirci e che ci hanno dato un motivo, perché poi insomma una TV senza qualcuno che la segue non è che abbia molto, molto, scusate il telefono, che abbia molto, molto senso. Questo appunto è ciò che si farà. Poi c'è ciò che io auspicherei che si facesse, che è un'altra cosa, è soltanto un auspicio, e riguarda appunto il congresso di cui sto parlando, che sarebbe bello, a mio parere, se tutte quante le cariche si presentassero dimissionarie, ma questo è soltanto un auspicio. Per quanto riguarda il netto delle interpretazioni, per quanto riguarda me come direttore, al netto di tutte le interpretazioni che potrebbero essermi di comodo o di scomodo a seconda delle vedute, essendo nell'enunciato del statuto al momento,
in particolare appunto all'articolo 11, il secondo comma, che potete reperire ovviamente sul sito, essendo enunciato appunto che il direttore è nominato dal segretario, previo consenso unanime della giunta di segreteria, il direttore, cioè io, ovviamente essendo il segretario dimissionario, presenterò le mie dimissioni con un'apposita mail che invierò appena finite le trasmissioni di questa serata. Ovviamente questa mail chiederò che ovviamente venga pubblicata sul sito per trasparenza, e perché insomma tutti quanti possono essere partecipi, anche magari non coloro che non hanno seguito la diretta. Non sarà ovviamente difficile trovare qualcun altro con capacità superiori alle mie, che notoriamente non ho esperienza in questo settore, che in qualche modo mi sono improvvisato. Per finalità di chiarezza, ed essendo il tempo vabbè, che abbastanza tiranno ovviamente, come sempre, penso che utilizzerò lo strumento del videomessaggio sul forum, che ricordiamoci è un'altra dei momenti di partecipazione che è stato offerto dalla struttura del nostro sito per tutti coloro appunto che vi si possono iscrivere, il videomessaggio sul forum per integrare e meglio motivare, e soprattutto per rendere partecipe chi vorrà vederlo della mia profonda amarezza in questo momento. Tutti voi web video ascoltatori potrete, quindi se vorrete, se vi andrà, vederlo, commentarlo e anche video commentarlo, affinché si apra una sorta di dibattito anche su questo, come è stato un pochino il dibattito che ha arricchito il dibattito precongressuale, che ha arricchito tutta quanta appunto la discussione e anche durante il congresso costituente che abbiamo avuto. Vi chiedo soltanto appunto di essere presenti e di partecipare con le vostre conoscenze, con le vostre convinzioni, con le vostre idee a questo progetto, che è un progetto di comunicazione assolutamente trasversale a 360 gradi. Per quanto ancora mi compete, io vi ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito in questa fase, e come si compete in tutti quanti i commiati, devo fare appunto dei ringraziamenti specifici ovviamente. Ringrazio ovviamente tutti quanti coloro che sono stati frequentatori della chat in tutte le dirette, attraverso le domande che abbiamo sempre cercato di valorizzare anche attraverso i dissensi più o meno supportati, ma che comunque sono una presenza necessaria in qualsiasi spazio democratico. Ringrazio Roberto che ha assicurato fino ad oggi il servizio di regia, ringrazio tutti i collaboratori per i servizi e le interviste che sono state fatte da me, ma non soltanto da me. Ringrazio tutti coloro che hanno tenuto gli appuntamenti fissi in palinsesto con le conduzioni tematiche insomma, sentendo un pochino, sono state molto interessanti e molto gradite. Ringrazio chi ha svolto anche un supporto soltanto anche di tipo tecnico per le trasferte. Ringrazio Stefano Russo per aver realizzato il logo. Ringrazio le associazioni che ci hanno scelto come strumento di divulgazione delle loro iniziative. Ringrazio anche tutti quanti coloro che si sono adoperati in vario modo in generale per questa web TV, e ovviamente ringrazio tutti coloro che ho dimenticato di citare. Penso che appunto quello che dovevo dire più o meno l'ho detto, non voglio dilungarmi ulteriormente e non mi resta appunto altro che darvi appuntamento per quanto riguarda questo ultimo appuntamento con la mia direzione alle prossime trasmissioni che abbiamo messo nel palinsesto, che sono state come sempre uno sforzo, una piccola cosa nell'universo degli universi, ma che comunque ci hanno visto abbastanza impegnati tutti quanti coloro che hanno realizzato il palinsesto e che hanno collaborato per assicurare appunto quest'altro ulteriore ed ennesimo appuntamento questa domenica, ricordandoci sempre che le persone passano ma le idee no. Vi ringrazio ancora e come sempre vi do appuntamento alle trasmissioni che seguiranno. Grazie ancora. Bene, finisce qui lo spazio del punto di Gianni Colacione, che ringrazio per essere stato nei tempi, anzi a dire il vero ha risparmiato ben 4 minuti che indegnamente io occuperò. Questi 4 minuti vi voglio dire, voglio rassicurare tutti coloro che sono in chat, nel senso
che le trasmissioni di TV Radicale andranno avanti, comunque sia andranno avanti, almeno andranno avanti su questo sito che è tvradicale.it, andranno avanti sul canale YouTube TV Radicale e ci ritroverete su Facebook nel nostro canale TV Radicale in ufficiale. Ciò detto, è vero che l'associazione sta vivendo un momento di crisi, ma per rispondere all'americano il problema non è stato sicuramente l'aver creato un'associazione, ma il problema è stato non aver creato all'interno dello statuto quei meccanismi di equilibrio necessari a far funzionare bene tutti gli ingranaggi di questa associazione. Quindi è evidente che questa associazione, lo statuto di questa associazione ha bisogno di modifiche statutarie che avverranno sicuramente. Intanto, per uscire dalla fase dell'emergenza è necessario convocare a termini di statuto il congresso straordinario per la rielezione del segretario, e questo avverrà. Nulla toglie che successivamente si possa convocare un nuovo congresso straordinario per fare delle modifiche statutarie, dopo che queste saranno ben ragionate e discusse naturalmente. Ciò detto, voglio ricordare, oltre a quello che ha già ricordato Gianni, che il congresso straordinario di TV Radicale si svolgerà domenica 27 novembre 2011 a partire dalle ore 16, sarà naturalmente trasmesso in diretta e si svolgerà in via telematica, esattamente per come è avvenuto per il congresso costitutivo. E voglio altresì ricordare che è previsto da presidente e da, a norma di statuto, garante dello statuto stesso e vigilante sulla corretta applicazione dello statuto di TV Radicale, secondo quanto prevede il nostro statuto, mi sono fatto carico insieme ad altri compagni di convocare una riunione di direzione per lunedì 21 novembre alle ore 20:30 su Skype. Questa riunione di direzione, per garantire la massima trasparenza, sarà trasmessa in audio video da TV Radicale e quindi sarà possibile per tutti. Ci sono dei punti all'ordine del giorno, vediamo se ancora qualche minuto ve li leggo. In questa riunione sarà possibile per tutti i web spettatori di TV Radicale farsi un'idea di quello che è accaduto. E per quanto mi riguarda come presidente, allora vi leggo il comunicato. Cari tutti, purtroppo leggiamo prima il comunicato originario. Allora, convocazione della direzione per il giorno mercoledì 16 novembre 2011. Questa è stata la prima convocazione. Noi sottoscritti, membri della direzione di TV Radicale, considerato le comunicazioni del Presidente con riferimento all'interpretazione dello Statuto e al rispetto delle sue norme, considerato le comunicazioni del Tesoriere con riferimento alle prerogative esclusive della sua stessa carica, considerato la richiesta da più parti venute per la tenuta di un'assemblea straordinaria degli iscritti e l'impossibilità di convocarla per la mancanza dell'elenco completo degli iscritti, è convocata per il giorno mercoledì 16 novembre alle ore 20:30 su Skype una riunione della direzione con il seguente ordine del giorno. Modalità della raccolta delle iscrizioni al primo punto. Secondo punto, il presidente di TV Radicale, garante dello statuto e organo di vigilanza sulla sua corretta applicazione. Terzo punto, interpretazione dello statuto rispetto ai poteri della giunta di segreteria relativamente alla gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione. Nota bene, analogamente con quanto accade per le convocazioni dell'assemblea degli iscritti, la pubblicazione sul sito dell'associazione vale come formale convocazione. I tre firmatari sono Roberto Mancuso, Rodolfo Viviani e Luigi Mazzotta. Questa convocazione credo che sia stato l'elemento che ha scatenato le dimissioni del segretario Marco Marchese, anche se formalmente non ne ha chiarito i motivi. Ciò detto, è stato in quanto ritiene sia stata convocata illegittimamente. Allora, questa direzione, da presidente, garante dello statuto e vigilante sulla sua corretta applicazione, è stata riconvocata perché per problemi di lavoro sopravvenuti non mi era possibile parteciparvi, è riconvocata per il giorno lunedì 21 novembre alle ore 20:30, aggiungendo alcuni punti all'ordine del giorno. Voglio chiarire che poiché questa riconvocazione è fatta da me come presidente, è inevitabile che nella discussione sui
punti all'ordine del giorno vengano prima discussi quelli proposti a norma di statuto dai tre membri della direzione, e cioè la modalità della raccolta delle iscrizioni, il presidente di TV Radicale garante dello statuto e organo di vigilanza sulla sua corretta applicazione, terzo, interpretazione dello statuto rispetto ai poteri della giunta di segreteria relativamente alla gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione. Da presidente mi sono assunto l'onere di integrare, viste le richieste che erano pervenute, di chiarimenti, altri tre punti all'ordine del giorno, che saranno quindi discussi dopo i primi tre, che sono l'organizzazione del congresso straordinario, la discussione sulle eventuali proposte di modifiche dello statuto, la comunicazione da parte mia del sottoscritto sulla legittima proprietà del dominio www.tvradicale.it, del canale YouTube TV Radicale, del canale Facebook TV Radicale non ufficiale e sulla eventuale cessione della stessa proprietà. Per favorire la massima trasparenza, il presidente dispone appunto la diretta audio-video della riunione suddetta. Bene, questi sono quelli che sono stati... Bene, vedo che in chat ci sono dei commenti. Dunque, ringrazio invece, dice Stefano Russo, per non essere stato invitato come mio diritto alla direzione che è appena citato. Allora, caro Stefano, la direzione è convocata a norma di statuto con la pubblicazione sul sito e sei stato invitato anche con mail privata. Quindi, ciò detto, proseguiamo le trasmissioni di TV Radicale. A questo punto è prevista la conferenza qui in Napoli, la trasmissione qui in Napoli. Aggiungiamo subito alla conferenza Mariangela Pisano.